Sì, buonasera, ben lieti di ospitare qui a Monteiasi questa cerimonia per onorare quelli che sono stati i risultati di Silvia Semeraro, che oltre ad essere, diciamo, un rappresentante dello sport italiano, in questi mesi è diventata amica personale, dopo la premiazione che gli è stata fatta quest'estate da parte mia durante la festa Proante. Mi spiace per l'accaduto al amico e collega Tonino Cardea. Purtroppo abbiamo provveduto subito nella sostituzione, visto l'evento che c'era a stare, per rendere onore tranquillamente a quella che è la sua concittadina, che ha portato il nome di Faggiano al di là dei confini territoriali nazionali e internazionali. Grazie. Buonasera a tutti. Con questa serata volevamo celebrare i grandi successi di Silvia Semeraro. Questa era una serata che era prevista nel nostro comune di Faggiano, la culla di Silvia, ma per un imprevisto che tutti sapete la serata si terrà qui a Monteiasi. Ringrazio il sindaco Ciura per la disponibilità che ci ha dimostrato. E vogliamo ringraziare Silvia per aver portato il nostro comune, il comune di Faggiano, in auge, per i grandi successi che lei ha realizzato in questi anni. Grazie Silvia, sei il nostro orgoglio e siamo fieri di te. Grazie Silvia. Allora, buonasera a tutti, buonasera Teletrio. Questa sera è davvero un onore essere qui a fare compagnia a Silvia, a condividere con lei un momento veramente speciale, sia per lei che per tutta la comunità. E quindi ringraziarla per le soddisfazioni che puntualmente ci regala in ogni manifestazione, portando a casa il trofeo. Questo è una cosa grandissima e meravigliosa, ci fa onore e dà lustro a tutta la cittadinanza faggianotta. Quindi grazie Silvia per quello che fai, grazie per la soddisfazione che ci regali. Quindi, beh, che dire Piero, grazie a te, grazie a tutta l'amministrazione comunale qui presente e beh, sicuramente grazie anche al sindaco di Monteiasi che ci sta ospitando qui a Monteiasi, però io veramente ci tengo a condividere con la famiglia e tutti gli amici i miei successi e sperando in un anno migliore, in un anno pieno di soddisfazioni e di emozionarci ancora una volta e sempre. Ok, quindi questo è il culmine di un anno fantastico che ti ha portato un sacco di risultati, trofei. Ovviamente la cornice che ti mancava era quella delle Olimpiadi, un risultato anche grandioso. Quindi due parole anche per quanto riguarda le Olimpiadi. Beh, sicuramente l'unica donna italiana a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo non è stato semplice dopo un infortunio e dopo il Covid, ma ce l'ho fatta, non ci credevo, ma sono arrivata lì a toccare l'apice, un quinto posto un po' amaro perché per un punto non sono passata in semifinale a medaglia, però è stata un'esperienza unica e che porterò nel cuore sempre, oltre ai mondiali e agli europei che ho già conseguito nella mia storia insomma da karateka, l'Olimpiade era l'apice e quindi adesso riparto da quello e continuo alla grande. Benissimo, quindi un grazie alla nostra Silvia, un abbraccio ideale a tutti quanti e un abbraccio soprattutto a lei. Grazie. Grazie a voi. E intanto saluto il vice sindaco il signor vicequestore di Taranto, Michele Cardea, l'assessore alla cultura e pubblica istruzione del comune di Faggiano, Piero Grassi, il vice sindaco di Faggiano, la signora Piera Fragnelli, che mi ha specificato che si chiama Fragnelli,
l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Piero Grassi, l'assessore alle pari opportunità Maria Aero e poi avremo una sorpresa. Ospitiamo questo evento qui, visto il piccolo inconveniente successo all'amico e collega Tonino Cartea, ben lieti di ospitare e onorare i successi di Silvia, ragazza che ho avuto il piacere di conoscere durante la premiazione quest'estate, durante proprio la festa dell'Interclub Provant. Da quel momento mi ha legato l'amicizia e la stima a lei e a tutta la famiglia, quindi ragazza umile oltre tutto quello che fa per quanto riguarda lo sport. Io dico sempre, quando ci messaggiamo ogni tanto, ci sentiamo, dico soprattutto prima dei periodi di gara, vai avanti che con la tua umiltà e il tuo saper fare arriverai a grandi successi, e sicuramente non mi sbaglierò. L'abbiamo accolta con tanti amici che vedo in platea qui a Monteiasi, la sentiamo un po' nostra Silvia, non me ne vogliate, non ce ne vogliate, però ci siamo legati parecchio a lei proprio per il suo modo di essere e per il suo modo di fare. Detto questo, non voglio rubare perché non vorremmo fare tardi, magari qualcuno è impegnato, quindi buona serata e grazie ancora a te Silvia per onorarmi, soprattutto di ospitarmi qui a casa nostra. Grazie. Subito il sindaco Ciura, perché ha immediatamente accolto l'invito di Silvia e ha accolto anche noi stasera per celebrare i successi di Silvia Semeraro. Purtroppo, come avrete saputo, il nostro sindaco è risultato positivo al Covid oggi e la casa comunale è stata chiusa per sanificazione. Noi amministratori e dipendenti ci siamo sottoposti al tampone rapido, siamo risultati, grazie al cielo, negativo, lo abbiamo con noi per la sicurezza vostra e nostra. Pertanto a lui vanno i nostri auguri, lui ci teneva tantissimo a questa serata perché a Silvia non mancasse l'afflato del comune di Faggiano, ma avremo altre occasioni per celebrarti in casa, Silvia. Silvia, che conosciamo e seguiamo da tanto tempo, da quando era piccola, dal suo primo esordio. Quest'anno, il 2021, ha rappresentato un grande anno per Silvia, ricco di tante emozioni, successi e di vittorie. Dai successi nazionali e internazionali, dalle Olimpiadi al campionato nazionale ai mondiali. Hai portato a casa un medagliere veramente ricco, non da ultimo quella pesantissima medaglia d'argento che ci rende davvero orgogliosi di te. Siamo contentissimi di avere una concittadina come te che ci hai rappresentato e rappresentato la piccola Faggiano, la Taranto, la Puglia, l'Italia, lì dove lo sport conta, lì dove ci sono i grandi dello sport, tu c'eri e hai rappresentato noi. Ci hai inorgoglito, ci hai fatto sognare e ci hai emozionato. In una società in cui social diventano la piazza, diventano il cuore pulsante della vita dei giovani e le nuove piazze sono i social e ai nostri giovani vengono propinati tanti esempi a volte anche negativi, Silvia rappresenta l'esempio positivo, l'esempio buono. Con la sua grinta, la sua determinazione, il tuo impegno, la tua tenacia, hai dimostrato su quel tatami che con l'impegno, il sacrificio, il lavoro, i risultati si conseguono. E che risultati? Ci ha insegnato a non mollare mai nelle piccole avversità della vita che ci sono ogni giorno. Quindi per i ragazzi veramente tu costituisci un grande impegno. E poi mi fa sorridere, ho letto che l'hanno soprannominata la Verbo Amara. Io conosco Silvia da quando è piccola e oltre che essere una splendida donna, e voglio dire una ragazza solare, energica, ma mi rendo conto che magari poi su quel tatami si trasforma e sta insomma a combattere ogni sfida. In ultimo chiudo, volevo rivolgere a te un ringraziamento, perché nonostante tu sia una campionessa ormai di livello mondiale, sei rimasta sempre la nostra Silvia, cioè una ragazza giovane che è rimasta con i piedi per terra e che è legata alle sue origini, al suo paese e a noi. Non manca mai, quando è possibile, di tornare a casa e di celebrare con noi, con la sua famiglia, tutti i suoi successi. Pertanto grazie Silvia per aver portato il nome di Faggiano così in alto. Grazie.
grazie al vice sindaco di Lucca. Scusate, sono un po' emozionata, anch'io come lei sono una ragazza giovanissima, quindi sento molto, insomma, quelli che sono i suoi successi, i sacrifici e le paure che ha dovuto affrontare. Quello che vorrei elogiare di Silvia questa sera è la sua caparbietà. Silvia, con i suoi successi, ha rappresentato tutte quelle donne che nello sport hanno dovuto un po' farsi strada con tanti sacrifici. Lo sport è da sempre stato un mondo un po' appannaggio degli uomini, perché erano gli uomini che dovevano concedersi e potevano concedersi qualche minuto, qualche ora da dedicare, insomma, al proprio passatempo, alle proprie passioni, mentre da sempre la figura della donna era delegata al mero angelo del focolaio, quindi era quella che per abnegazione doveva dedicarsi alla cura della famiglia, dei figli, del marito, della casa, e quindi non poteva concedersi, insomma, una propria passione personale. Quindi vorrei ringraziare Silvia e tutte le sue colleghe, perché nel corso degli anni hanno davvero fatto un passo in avanti per l'abbattimento di quelli che sono gli stereotipi di genere anche all'interno dello sport. Quindi grazie Silvia. Poi volevo sottolineare anche un'altra cosa. Silvia rappresenta per tutte noi donne anche l'orgoglio di poter indossare una divisa. Un'ultimissima cosa, poi dopodiché non mi dilungo troppo. Volevo ringraziare pubblicamente Silvia, l'ho già fatto nel corso della manifestazione che abbiamo organizzato per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Silvia da subito ha accolto il mio invito di prestare, insomma, quello che il suo volto, chiamiamolo così, a sostegno di questa iniziativa. La ringrazio perché con il suo video a sostegno della nostra campagna, il suo video che ha fatto il giro di tutti i social, ha dimostrato che le donne salvano le donne e che lo sport tante volte riesce anche a salvarti la vita. Quindi grazie Silvia. Esserci sempre anche nello sport, questo è importante. E l'auspicio e l'augurio che vogliamo fare è che ci dobbiamo essere sempre, ma esserci sul podio e possibilmente sul gradino più alto. Questo è l'augurio, insomma, che facciamo a noi, a Silvia, a noi come consigliere. E quindi, oltre ad augurare, ecco, grandi traguardi nelle prossime competizioni a cui parteciperà, insomma, speriamo che le prossime Olimpiadi, ecco, quell'inno, insomma, risuoni quando Silvia sta appunto sul gradino più alto. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Solo una domanda, vicepresidente, quanto avvicina alla gente questo atteggiamento cosiddetto sportivo? Tanto, no? Lo sport, ripeto, rappresenta, no, la parte sana, la parte salutare, no, dei giovani, della nostra vita. E questo, come dire, è confermato dal fatto che la Polizia di Stato ci chiede tanto alle Fiamme Oro. Come dire, tanti sforzi si fanno, tanti sacrifici si fanno, e grazie a Dio, insomma, i risultati ci sono, quei numeri che ho appena accennato, insomma, lo dimostrano. Quindi ci crediamo nello sport, assolutamente, anche perché la Polizia di Stato da un lato, e lo sport da una parte e lo sport dall'altra devono essere esempio trainante, per evitare purtroppo le cose reali, le devianze, insomma, che capitano purtroppo nei nostri giorni. Quindi grande esempio, insomma, ci deve dare lo sport, lo spirito di sacrificio, l'impegno, la serietà. E sì, per questo, ripeto, è certamente un esempio per tutti, insomma. Non le voglio fare un interrogatorio, non sarebbe giusto da parte mia, ma credo che ha una grande importanza che sia un atleta di sesso femminile anche. Assolutamente sì. Poi magari io non so, ma forse Silvia sei la prima Fiamme Oro tarantina della provincia di Italia. Sì, dico, ma ad oggi mi pare, ecco, l'unica della provincia ionica, insomma, di Taranto. Vogliamo che diventi la nuova Marcel Jacobs, Tamberi, insomma, che raggiunga quei livelli, glielo auguriamo, insomma, perché fa bene a tutti, fa bene, ripeto, come esempio per i giovani, fa bene per la Polizia di Stato e a tutti, insomma. Grazie di questo.
Silvia si sistemava il ciuffo, ho notato che è guarita la ferita di Tokyo. Quindi. Come senti curato? È curato, poi ne parleremo. Daremo subito la parola invece adesso all'assessore alla cultura e pubblica istruzione del comune di Faggiano, signor Piero Grassi. Lascio il microfono. Grazie, buonasera a tutti. È davvero un onore essere qui con Silvia. Mi fa sorridere tantissimo perché negli ultimi giorni, ma anche prima, ci siamo sentiti spessissimo per l'organizzazione di questa manifestazione. Quindi quando Silvia chiede, sugli attenti comandi, bisogna darle supporto in ogni momento. Conosco Silvia da, come ha detto il nostro vice sindaco, da come da piccolina, quindi sappiamo benissimo quanto sacrificio c'è dietro ogni calcio, ogni pugno dato, ogni pugno ricevuto. E quando una ragazza come Silvia, ma come tante della nostra comunità, della nostra terra, ce la fanno, non può essere che un grande orgoglio per noi. Silvia rappresenta in qualche modo la nostra terra, la nostra gente. Silvia esporta un prodotto importantissimo che per certi versi è anche il Sud. E quindi un grazie a Silvia, davvero di cuore, un in bocca al lupo fraterno, grandissimo, a che ancora successi, ancora più importanti, possano arrivarti in casa, possano darti felicità e soddisfazione. Per noi lo è già, ma scusaci, ma non siamo soddisfatti, abbiamo ancora sete di vederti combattere e di portare a casa successi. Grazie. Io lì non sapevo di aver perso, non potevo avere più l'accesso all'ultimo giro alla medaglia per un punto. Il suo incontro ho deciso quello di vincerlo e di continuare a combattere, anche se potevo fermarmi. Però ho detto, manco 10 secondi, mi sono cambiata, che mi ha fatto anche cambiare tutto, continuo a combattere, perché poi ho fatto altri punti perché ero un po' nervosa, però sono uscita vincente almeno da quell'incontro. Comunque è stata una bella esperienza. Sì, l'unica donna italiana a partecipare nel karate, il primo debutto a Tokyo, nella madre patria, dove tutto è nato, al Nippon Budokan, che sarebbe l'apice per tutti gli atleti karateki. Quindi l'emozione era altissima, poi la tensione anche, perché ero l'ultima donna e combattevo l'ultimo giorno, quindi non è stato semplice gestirla. Ma per una ragazza che parte senza sminuire l'importanza del paese, naturalmente, da Faggiano, e si ritrova a Tokyo, che significato ha? Cioè, in quel momento cosa prova? Beh, sicuramente. Mi abbassi un attimo, Mimmo, perché vedo che è il microfono. Beh, sicuramente a maggior ragione che vengo da un paese piccolo con pochi abitanti, pochi mammoni, per me essere lì è ancora più emozionante, perché dico, ho altre persone che vengono da altri paesi molto più grandi nel mondo, e io venire da un paese così piccolo e rappresentarlo al meglio, e sto sempre lì a podio, per me è una motivazione, per me è forte motivazione, e certe volte mi fisso perché ci devo riuscire per forza. Sento di avere più fame, di avere voglia, e quando non ce la faccio me la prendo con me stesso, ovviamente su quello che magari non sono riuscita a portare a compimento, ma è giusto che un atleta, penso, una professionista come me, facendo parte della Polizia di Stato e Fiamme Oro, che ringrazio per essere qui, è giusto che io pretenda da me stessa, per i sacrifici che faccio io e la mia famiglia tutti i giorni, è giusto che pretenda di vincere e di prendere l'oro, degli altri non ne faccio poco e niente. Silvia, quando poi viene sollecitata, parte, quindi mi racconta. Quindi per Faggiano, vice sindaco, per Faggiano un brand importante, un brand vincente. Brand? No. No, perché già mi pare che ha deciso di chiedere la residenza a Montegliasi, quindi non lo so. Appunto, che Montegliasi sono pieni, quindi è possibile, non lasciamo andare. Vabbè, sarai sempre naturalmente la benvenuta qui. Io sono dove mi trovo bene, se sono anche qui perché mi trovo bene qui, con l'accoglienza anche in questo paese di Montegliasi. Infatti poi, per amici, poi voglio fare un po' di ringraziamento. Va bene,
finiscono, quindi adesso cosa ti aspetta? Un po' di vacanze con la famiglia, con la normale 25, e poi da gennaio già riparto con le nuove gare, Premier League Dubai, Europei a maggio, poi grazie al podio del mondiale mi sono qualificata ai World Games in America. Ah, quindi. Signor segretario, allora. Vede quanto bene vuole la sua vita, a parte tutto di Corona, il paese, come è conosciuta, come è stata accolta. Abbiamo visto delle immagini anche che l'hanno festeggiata al suo rientro, ma come dicevamo appunto questo trend continua. Magari oltre a scrivere a Gianni alla città del presidente, scriveremo tra poco alla città di Silvio Semeraro, perché no? Allora, signor Semeraro. Io ringrazio tutti i partecipanti, mi dispiace di questo evento successo qui. Non mi piace stare al centro, mi piace stare dietro, dietro alle quinte, sono stato dietro a Silvia, mi piace stare dietro, organizzare tutto, okay, però stare qui. Deve essere lei la protagonista, ormai lei si è fatta grande, ormai lei sta andando avanti da sola, quindi non c'è bisogno più del nostro sostegno. Ormai fa parte della polizia di Stato, quindi va da sola e noi gli staremo dietro, certamente, le daremo tutto il massimo, però ormai lei è matura e può andare avanti come vuole. Grazie, grazie a tutti. Un ringraziamento speciale va a Lucia Pennetta, che è delegata dell'ANT di Montegliasi, dove tutto è partito proprio qui, e mi hanno permesso loro di rappresentare poi il mio volto all'ANT di Bologna, alla signora Pannuti a Bologna, esatto. E poi volevo comunque salutare tutte le persone qui presenti, vi ringrazio anche perché so che il periodo è difficilissimo, e c'è tanta paura, lo si legge negli occhi delle persone, ma mi fa ancora più piacere vedervi qui perché capisco che vi siete fidati, abbiamo cercato di fare tutto nella massima sicurezza col comune, insomma, i nostri amici. Poi volevo ringraziare il mio maestro di karate Nicola Ciarloni, il maestro Pasquale di Pari, la presidente dell'Oxen Angela e Gemma, la figlia, che anche lei fa karate. Niente, vi abbraccio e se volete rimanere qui io vi ringrazio, e volevo ringraziare il presidente della fondazione Taranto 25 che mi ha onorato della sua presenza. Alla pluricampionessa Silvia Semeraro, eccellenza della nostra terra, esempio di onestà, tenacia e coraggio. Fagiano, 22 dicembre 2021. Allora, noi siamo ovviamente particolarmente contenti e orgogliosi di essere qui, no? Quindi magari a quattro mani, no? Perché facciamo parte della stessa grande famiglia. Omaggiamo innanzitutto il sindaco che ci ospita stasera con un piccolo pensiero, è giusto quello. Prima non ho detto un particolare, anche io sono di Fagiano. Il cognome non mi sembra. Cardea. Grazie, sindaco. Sì, un piccolo pensiero allora, ringraziando di fronte ai nostri animali che ci hanno dato stasera. E chi qua? Quindi anche un momento artistico di questa serata. Dire poesia e dire troppo. Buonasera a tutti. Prego. Sono Piero Zaccaria, consiglio di Silvia. Un piccolo pensierino perché se lo aspetta. È dovuto. Non manca mai. A Silvia Semeraro. Vado? Assolutamente sì.
giunge a termine anche quest'anno, è tempo di bilanci, come tutti fanno. E anche Silvia, la nostra brava karateka, tra allenamenti e un salto in discoteca, tira le somme di questo 2021, ricco di emozioni, non c'è dubbio alcuno. Ad inizio anno il Covid-19, presto superato, i guai al ginocchio che ti hanno penalizzato. Poi la gara di Parigi, dove stacchi il biglietto per andare a Tokyo con un volo diretto. Unica donna italiana nella storia del karate ad andare alle Olimpiadi, dove tra le ferite e sangue non cedi e lotti come un leone, si da guadagnare infine la tua posizione. E dopo è stato un continuo trionfo d'alloro, alla Premier League di Mosca, oro, ai campionati italiani e del Mediterraneo, oro, ed infine ai Emirati Arabi, nella lontana Dubai, ancora argento e bronzo, non ti sazi mai. Terza atleta del mondo nella classifica finale, beh, non è davvero andata poi così male. E quest'anno, a casa tua, nel presepe paesano, i Re Magi porteranno, e questo è un po' strano, oro, argento e bronzo, in dono al caro Gesù, da parte di Silvia, non ha potuto fare di più. Anche nel 2021, con i tuoi grandi sacrifici, hai dato soddisfazione a parenti ed amici, al tuo staff, all'allenatore, ai tuoi cari genitori, al corpo di polizia, la cui divisa tanto onori, con un palmarès davvero di tutto rispetto. E allora ti auguriamo con tanto affetto di essere sempre te stessa, coraggiosa e sincera, a testa alta ovunque, combattiva e fiera delle tue origini, nella piccola Faggiano, dove tutto ha avuto inizio un giorno lontano. E il futuro ti sorriderà, non sarà mai più amato. Auguri da noi tutti, cara Silvia Semerano.